Buongiorno amici, benvenuti al nostro appuntamento con l'argilla e con il mio strumento preferito, il filo da taglio. Ah, bravi che vi siete accorti che oggi ho portato un pezzo di argilla più scuro. Le argille sono un po' come gli uomini, Hanno colori diversi a seconda della zona di provenienza, rimanendo pur sempre argille anche se hanno colori diversi. Allora, vediamo oggi dove ci porta Gilla. Dicevamo, le argille hanno colori diversi perché a seconda della provenienza hanno dei minerali all'interno che gli danno colorazioni diverse. Poi quando cuociono diventano ancora di un altro colore. Questa per esempio, quando cuoce, diventa rossa, come il mattoni. Bravissimi, avete indovinato. Ma che orecchie grandi che hai. Ma cosa sei? Chi ha indovinato? Ma bravi. Bravissimi.